Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale in questo ennesimo giorno di pioggia. Nuovamente al volante il sottoscritto della nuova Skoda Octavia 2024. Sul canale trovate già la prova completa della vettura. Se siete interessati a quest'auto, non perdetevela. Questo video è dedicato esclusivamente a fare una panoramica generale dei pregi e dei difetti di questa automobile, curati nel dettaglio, visti nel dettaglio. Qui si sta appannando tutto e quindi accendiamo un po' la C. In questa prima parte del video vedremo tutti gli aspetti positivi, tutti i pregi di questa Skoda Octavia, oltre al quadro generale già fatto nella prova completa, dove abbiamo visto motori, allestimenti, prezzi, consumi, spazi, abbiamo già visto tutto. Nella seconda parte del video, questo sarà spero un video breve, vedremo esclusivamente i difetti dell'auto. Direi di partire subito a bomba e di curare la parte di pregi. Primo pregio, sicuramente come si guida quest'auto, la guida della Skoda Octavia. Per come la penso io, per come la vedo io, è giusto che una station wagon debba essere guidata come una station wagon. Quindi l'assetto giusto su queste automobili, secondo me, personale punto di vista, è quello morbido, è quello confortevole. Questa è un'auto fatta per caricare, per avere tanto spazio a bordo, per accogliere a bordo tante persone e magari farci tanti chilometri. È giusto che sia un'automobile comoda e confortevole, e così è la Skoda Octavia 2024. Non è una spacca schiena, nonostante questa è un'auto in allestimento style, cerchi da 18 pollici di serie, ci sono anche i 17 a listino e i 19, fate la vostra scelta, io oltre i 18 non andrei. Detto questo, è un'automobile che si guida bene non solo in autostrada, questo è ovvio, dove abbiamo già visto che ha dei bassissimi valori di giri motore registrati alle velocità da codice autostradale. Si guida benissimo anche in extraurbano, comunque non è un'automobile pesante, si parla di 1480 kg dichiarati in ordine di marcia, con un conducente da 75 kg a bordo, che sono esattamente io. Quindi un body, un prodotto non affatto pesante, si guida bene. L'apprezzerete anche in urbano, perché comunque le superfici vetrate sono ampie, la seduta, come vi detto, è parecchio rialzata, ci sono i sistemi di assistenza alla guida che vi aiutano a marciare in urbano, affrontare le code e il traffico, avete le retrocamere, avete i sistemi di telecamere. Grazie a questo assetto morbido riesce a assorbirsi tutte le asperità dell'asfalto, quindi è sempre tendenzialmente un'automobile confortevole. Un'altra piccola parentesi, un altro pregio, sicuramente i consumi dell'auto, che come abbiamo visto nella prova completa sono sempre bassissimi, al limite del miracoloso. Secondo pregio da riscontrare sull'automobile, sicuramente gli spazi, sia davanti, sia dietro, sia nel bagagliaio. Qui davanti, ragazzi, siamo abbastanza standard, come tutte le VAG. C'è da notare il fatto che c'è una buona quantità divani, portaoggetti, e c'è anche il portaocchiali. Cose più entusiasmanti le ritroviamo nei posti posteriori, dove tutti gli optional clever presenti sull'automobile rendono l'esperienza al posteriore molto gradevole. Il vero campione, la vera nota di merito di quest'auto è questo bagagliaio, 640 litri, con tantissime soluzioni al suo interno, molto pratico, ben sagomato, ben rivestito. C'è anche il ruotino di scorta, quindi non c'è solo il kit con la schiuma per gli pneumatici, ma se fate una foratura potete o usare il kit, o nel caso facciate un vero squarcio sullo pneumatico potete effettivamente sostituirlo. Quindi una dotazione fatta sia per accogliere spazi occupanti, ma anche per percorrere chilometri con quegli stessi occupanti e con quegli stessi oggetti a bordo. Ottimo lavoro Skoda. Terzo pregio, aspetto non da poco, la tecnologia presente a bordo. Sappiamo che chi fa tanta strada è aiutato ad oggi tantissimo dalla tecnologia, ecco perché quest'auto arriva, parlando di sistemi di assistenza e di aiuti alla guida, fino alla guida assistita di secondo livello. Troviamo il cruise control, il line assist, la frenata d'emergenza automatica. Qui troviamo tantissimi aspetti, tantissimi gadget tecnologici che ci aiutano a percorrere tanta strada. Troviamo notevole tecnologia anche per quello che riguarda i proiettori frontali, che sono a matrice di LED adattivi, esattamente come quelli installati sulle Audi. Troviamo i nuovi monitor del sistema di infotainment. Ragazzi, questo monitor, nonostante qualcuno possa dire sembra una televisione e le solite lamentele da social, è un monitor utile, chiaro, bello da vedere. Il mio sistema di infotainment non ha un lag, non ha una problematica, avete un CarPlay senza filo su un display enorme. Se fate strada è un alleato, è un compagno di guida. Nella prova della vecchia Skoda Octavia vedete com'era il vecchio monitor, era meno invasivo a livello visivo, ma vi garantisco che una volta messi a bordo utilizzando quest'auto per 24 ore andrete a togliere tutti i commenti che da persone poco informate negli ultimi mesi avrete disseminato sui social in merito a questi grossi schermi, che in realtà in questo caso sono da 13 pollici, ma non è una TV da 13 pollici perché il formato è differente,
è un formato orizzontale. Secondo me anche in termini appunto di infotelematica ci siamo, il climatizzatore funziona bene, potete mettere i sedili riscaldati, ventilati, con memoria. Fatevi un giro ragazzi sul configuratore, c'è tecnologia per tutti i gusti, si arriva tranquillamente al livello tecnologico offerto da mamma Audi. Ultimo, ma non ultimo dei pregi, faccio un azzardo dicendovelo, basandomi sulle vostre testimonianze, l'affidabilità di quest'auto. Questa ragazzi, come sapete, è un'automobile scelta sì da chi vuole una station, da chi magari la vuole diesel, come abbiamo visto questo motore è un motore fantastico anche nella guida, viene scelta tantissimo anche da chi lavora con le automobili, dai rappresentanti nelle flotte aziendali che tendenzialmente odiano vetture poco affidabili. Tendenzialmente le Skoda sono sempre state affidabili, io ho diversi amici che lavorano con Skoda, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi siete trovati bene con le vostre Skoda. Passiamo ora alla parte di difetti, ma prima di fare ciò ragazzi, come sempre vi chiedo il classico supporto al canale, se questo video per voi è utile fatemelo capire lasciando un like e iscrivendovi al canale se non l'avete ancora fatto, grazie mille. Ho riscontrato in quest'auto 4 difetti di discrete dimensioni, di discreta importanza, che vi possono essere utili per fare un ragionamento su questa vettura. Primo dei difetti, è una station wagon, ha tanto posto, può accogliere 5 persone, ma il quinto occupante è scomodo. Il quinto occupante ragazzi è rialzato rispetto a tutti gli altri, quindi dovrà sicuramente essere un occupante basso, e in più sicuramente non sarà troppo alle larghe, quindi un'automobile pensata principalmente per 4 persone. Io come vi ho detto nella prova ho portato 5 persone in montagna con quest'auto, il quinto occupante è sempre stato un po' sacrificato, quindi meglio in 4 piuttosto che in 5. Secondo aspetto da considerare, automobile fantastica per fare chilometri, per fare strada, per l'urbano è ottima, per l'extraurbano è ottima, per l'autostradale è eccezionale, se non fosse che arriva un po' di rumore di rotolamento degli pneumatici dai passaruota. Si poteva fare qualcosa in più forse in termini di insonorizzazione a 130 km/h. Attenzione, non vi sto dicendo che internamente a 130 è un trattore, anzi il motore gira a un basso numero di giri, quindi è silenzioso. Io ho cerchi da 18 pollici con una spalla un po' più risicata, c'è un po' di rumore di rotolamento, fruscii pochi, ma un po' di rumore di rotolamento c'è. Terzo aspetto da considerare, alcune plastiche a livello interno. Ragazzi, qualcuno fra voi mi ha detto che il prodotto l'ha già visto, ci sono alcune plastiche che non lo entusiasmano. Vi dico io, vi riporto io, che nella parte bassa dell'abitacolo e nella parte bassa delle portiere ci sono plastiche un po' più economiche sicuramente, e anche nella parte bassa dell'abitacolo sul tunnel centrale e in tutta la zona bassa. So che la cifra che spendete non è bassa, vi chiedo, sono davvero così importanti? O meglio, sono davvero un problema? Io come vi dico sempre, la parte bassa dell'abitacolo, secondo me la plastica ci può stare, l'importante è che nel tempo non vada a sbiadirsi a livello di colore, ma non essendo esposta al sole è molto difficile, e non vada a fare scricchioli strani e rumori strani. Ditemi voi come vi siete trovati con le vostre Skoda, è un aspetto così importante da farmi dire non compro la Skoda perché nella parte bassa dell'abitacolo è così? Ragazzi, se andate a vedere una Passat che costa 15-20 mila euro in più di questa, nella parte bassa ha le stesse plastiche. Andate a vedermi un Audi A4, un Audi A6 che costano anche il doppio di questa, la situazione è la stessa. Quindi di che cosa vi lamentate? Lo so, siamo nel 2024 e certe cose dovrebbero sparire anziché ritornare, però il mercato è questo quello che offre, e secondo me non è un grosso problema. Valuto il prodotto a 360 gradi e per me la plastica nelle zone basse, che sono anche zone che non guardo mai, è l'ultimo dei problemi. Fate le vostre considerazioni, io ve lo dico soltanto. Un po' di perplessità sui tasti messi sul volante, che hanno bisogno di un po' di rodaggio per essere capiti e interpretati, ma una volta fatto quello l'automobile secondo me è solida e resistente e internamente è molto apprezzabile. Quarto fra i difetti, fra le cose che vi faranno fare una ragionata su quest'auto, il parco motorizzazioni. Sono andato a rivedere i vecchi listini della Skoda Octavia e la situazione era molto più florida, era molto più rosea, perché c'erano molte più alternative. Ad oggi trovate 2 diesel e 2 benzina, fondamentalmente un ibrido in più, un ibrido in meno sui benzina, ma a livello di potenza troviamo la fascia che va a quota 150 cavalli e la fascia che resta in quota 115-116 cavalli, sia sui diesel sia sui benzina. C'è la 265 cavalli 2000 turbo dedicata al mondo RS, dovrebbe arrivare la 204-206 cavalli integrale turbo benzina. Una volta la situazione era più rosea perché trovavamo questi stessi livelli di potenza, quindi 115-150, ma c'era anche il 200 cavalli diesel. Trovavate questi 3 livelli di potenza con le trazioni esclusivamente anteriori, ma li trovavate anche integrali,
115 integrale, 150 integrale, 200 integrale. Ad oggi in integrale non c'è, perché ha bisogno di un'automobile da inserire nel gruppo flotte. Magari nell'utilizzo in montagna potrebbe essere un problema, quindi questo potrebbe ridurre un po' i volumi di vendita. Un integrale sul diesel è necessario, credo Skoda lo metterà, e ora non ho fonti certe, ma sarebbero dei pazzi a non metterlo. Almeno su questo motore da 150 cavalli col DSG, che è perfetto. Non ci sono più motorizzazioni a metano, una volta c'erano i metano, adesso sono stati tolti, e oltre a tutto quello che è sparito, attenzione quando comprate l'automobile, perché dai 150 cavalli comprensivi in giù, come sul mio esemplare, non c'è il multilink, perché questa automobile non ha multilink. Dai 150 cavalli in su c'è il multilink. Una volta succedeva la stessa cosa, era la stessa identica cosa, ma le versioni con l'integrale avevano ovviamente il multilink al posteriore. Su questa Skoda Octavia, che è trazione anteriore, 150 cavalli turbo diesel, non c'è multilink. È un problema grande? Sappiate solamente che in magari manovre d'emergenza veloci il posteriore accompagnerà un po' meno, verrà un po' più sballottato, trascinato, rispetto che accompagnare le traiettorie, e se avete qualcuno seduto dietro, magari sui dossi, sulle asperità, sarà costretto a fare qualche saltello in più. L'automobile comunque, ragazzi, ve l'ho detto, è sempre morbida per chi sta davanti, anche per chi guida dietro. Il multilink sarebbe stata quella cosa per coronare ovviamente un aspetto completo di solidità, pregio a livello costruttivo a 360 gradi. Fate le vostre valutazioni. Il feedback che vi do è quello comunque che anche le motorizzazioni col ponte torcente sono state ben studiate, ben ingegnerizzate per avere un corpo auto che possa offrire comodità e comfort al massimo. Ragazzi, queste sono le cose che vi posso dire su questa Skoda Octavia. Se volete aggiungere altro, fatelo. Io non sono un profeta, non sono onnipotente, onnipresente, certe cose posso non averle notate, ditemi le vostre considerazioni. Cosa ne pensate qua sotto nei commenti, in modo che tutti possano leggerlo. Fatemi sapere come sempre come vi siete trovati con quest'auto, noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo test drive, nella prossima prova su strada. Ciao ragazzuoli!